ritiro, com'è la tua condizione fisica e come ti prepari alla nuova stagione? Beh, innanzitutto è stato un buon test con una squadra forte, insomma, di Serie A. La cosa più importante in queste uscite è chiaramente non farsi male e mettere minuti sulle gambe. La condizione mia è buona, anche se non, chiaramente non siamo al meglio, siamo ancora a 3 settimane dalla prima uscita ufficiale, quindi direi che siamo sulla buona strada. Beh, seconda stagione a Vicenza per te, cosa ti auguri? Beh, stiamo preparando la stagione abbiamo parlato tanto con il mister in questi giorni, la stiamo preparando molto sotto l'aspetto del gruppo, nel senso che si inizia a respirare un'aria strapositiva, anche i nuovi arrivati si stanno integrando alla grande. Questo penso che sia la base di mettere, insomma, delle giuste basi per affrontare una stagione lunga e, insomma, di 40 gare. Quindi ottimo, direi, l'inserimento di tutti e noi abbiamo fatto sì che i ragazzi nuovi si inserissero bene. Ti poni degli obiettivi? Gli obiettivi personali, la mia età non sono più la priorità. In questo momento tutti i giocatori è chiaro che vogliono fare al meglio, ma è importantissimo in questo caso il Vicenza, quindi mettere noi davanti all'io e sembrerebbero quasi fatte, però questa deve essere la nostra mentalità, cercare di aiutarci a vicenda e creare un legame solido, solo così potremo raggiungere obiettivi importanti. Senti, là davanti siete in tanti, però è anche vero che siete versatili, potete giocare in diversi modi. È anche una concorrenza stimolante comunque? Assolutamente sì, la cosa piacevole è che sia con Riccardo, che ha giocato già l'anno scorso qualche mese, e con Davide, Dio, e Mancini, ragazzo, qualsiasi ragazzo che c'è all'interno della squadra, è giusto che ci sia competitività, però nello stesso tempo ci dobbiamo dare una mano, perché le partite sono tante e sono ravvicinate, quindi la maglia più importante di qualsiasi tipo di giocatore. Oggi con Dio vi siete cercati, vi siete anche trovati, tu avevi fatto anche un bel assist, è un giocatore con cui ti trovi bene? Assolutamente sì, per caratteristiche Davide ci mancava un giocatore che allunga la squadra come lui, sarà molto importante specialmente nelle partite anche esterne. Tra l'altro ho parlato diverso tempo con lui, ha tanta fame dopo gli ultimi 5 mesi a Monza, quindi ha tanta voglia, ci darà una mano. E l'ultima cosa per quello che mi riguarda, com'è stato ritrovare un po' di pubblico? Beh, piacevole, assolutamente. Ringraziamo a nome di tutta la squadra i ragazzi che oggi sono venuti con questo caldo abbastanza importante, però da parte nostra c'è stato un grande apprezzamento al fatto che siano venuti e ci abbiano dato sostegno in un mese caldo come luglio. Quindi tanta roba, le ringraziamo e speriamo di dargli delle soddisfazioni con loro a mente. A breve ci saranno i calendari, ti auspichi una partenza morbida oppure incontrare subito una big, cosa preferisci? Come ti dicevo prima, secondo me la partenza è sempre relativa, perché alle volte i calendari sono tutto il contrario di tutto. Magari partite che possono sembrare semplici si diventano le più complicate e viceversa. Quindi noi dovremo prepararci al meglio, affrontare gara per gara come tutti gli anni e come è giusto che sia, diciamo. Dai. Grazie.